Donare un sostegno psicologico ai pazienti affetti da malattie del sangue, ai loro familiari e al personale sanitario dell'unità operativa di oncoematologia dell'azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta. Questo è lo scopo del progetto Valentina, un'iniziativa nata dalla collaborazione tra l'ex civile e la sezione casertana dell'AIL, Associazione Italiana contro le Leucemie e i Linfomi, intitolata a Valentina Picazio, una ragazza stroncata dalla patologia da cui era stata colpita. L'iniziativa è stata presentata stamattina nell'aula magna dell'ospedale dal professor Antonio Abadessa, direttore dell'unità di oncoematologia, e dal presidente dell'associazione Fulvio Picazio, che dalla scomparsa della sua giovane figlia continua ad aiutare chi lotta contro questa terribile malattia. Fortemente voluto questa assistenza psicologica al paziente che veniva seguito presso questa struttura, e questo convincimento è derivato dall'esperienza di 30 anni di contatto con questi ammalati. In realtà il progetto, oltre che assistere il paziente, è anche più ambizioso, e con la collaborazione del professor Gritti della Seconda Università di Napoli vorremmo cercare anche di stabilire il nesso che c'è tra psiche e insorgenza di queste malattie. Questa assistenza psicologica, che è iniziata 2 anni or solo, si sarebbe interrotta se non fossimo stati soccorsi dall'intervento della sezione casertana dell'AIL, Valentina Picazio, diretta dal dottor Fulvio Picazio. È un progetto che mira chiaramente al benessere psicologico di questi pazienti, che hanno bisogno di tante cose, anche di questo. Grazie anche all'opera, al convincimento del professore Abadessa, che dirige in maniera esemplare il suo reparto, abbiamo fatto una sinergia di collaborazioni e tese proprio a migliorare le accoglienze e le assistenze. E il progetto, in questo percorso, diciamo, completo, terapeutico, comunque, si innesta egregiamente. Alla presentazione ha preso parte anche il nuovo sindaco di Caserta, Pio Del Gaudio. Tra i relatori Antonio Postiglione, commissario straordinario dell'azienda ospedaliera, e la coordinatrice del progetto Valentina, la dottoressa Maria Valentino. Con l'amico Fulvio Picazio abbiamo immaginato progetti, abbiamo immaginato attività formative soprattutto per i ragazzi, quindi delle scuole elementari, delle scuole medie e delle scuole superiori. Credo che questo sia il punto di partenza, sia il nodo fondamentale dal quale poi che si dovrà sciogliere e dal quale bisognerà partire per divulgare nel nostro territorio e tra i nostri concittadini l'importanza di tanto lavoro che viene svolto molto spesso in silenzio.